Ok, guys, direi che possiamo incominciare il capitolo 5. Diamo il via. While Trunks and his allies face the battles unfolding on New Namek, the planet Earth is having a crisis of its own. Boo Tired is killing people! Boo wanna play! Hey, where do you think you're going? Are you forgetting Master Bobbity's orders? Hey! If this idiotic blob can't follow Master Bobbity's orders, we're better off killing him. Hold it! Wait! Are you really planning to betray Master Bobbity? You boring! Boo gonna eat you! Fine. I've had enough of this. Just behave! Have you got me? No! Darn it! Oh, what's this rock doing here? Right when I need to run away. Gosh darn it! Mister, why you kick rock? It's Muzzin Boo! Oh, hello! Boo, hungry! What kind of candy should Boo turn you into? A lollipop? A cookie? No, hold on a second. Actually, I brought a present for you, Mr. Muzzin Boo. Have a look at this. It's not much, but I think you'll like it. If not much, if not good. If Boo think no good, Boo kill! Now hold on, hold on, hold on! See, this pebble might not seem like much, but, well, it's actually a prop. Yeah, it's a prop for, a show. Yeah, just show. Ow! See, I just get it ready and, Who think you neat? Boo likes you more than rock. You can come to Boo's house and play! What? Well, thank you, Mr. Boo, sir. Yeah. Whoa, I'm saved. Great. Leave him alone for 5 minutes and he finds a human to play with. Ok, allora signori, abbiamo visto che appunto Boo si è messo a giocare con Mr. Satan. Quindi adesso mi sa che dovremo affrontare appunto Boo e Mr. Cioè Darbo ci vedeva. Si deve. Però questa è una cosa errata. Cioè che Darbula non ha fatto nulla a a Mr. Satan. Quindi è una, appunto, una parte alternativa questa. Però vabbè, boh. Per me va bene, cioè non mi interessa. P. Che cacchio la pipì? Ecco, mi sa che adesso apparirà Super Boo. Ecco, appunto. Invece di essere colpito da un altro umano, Majin Buu, sì, Majin Buu, Mr. Satan, è stato colpito qui da Darbula. Che qua, onestamente, se Darbula lo colpisce, Darbula lo fa che io. Eccolo qui, signori. Super Boo! Ciccione. Ah, quindi questo qui è direttamente una battaglia sola. Va bene. Dai, finiamo. Almeno è una parte corta questa. Cioè, questo è un pezzo di storia. Dai. I'm gonna kill you. You want to fight me? Sì, Darbula, ti sfido. Dai, Darbula, mi sento carico oggi. No, quella era Kid Buu. Maledizione, perché non mi sono spostato? Ah, lei è schivato. Mi spiace. Dai, Darbula. Darbula. Maledetto Darbula.
Ricordate che adesso vi... Ah, mi sono rigenerato. So che non è leale. Però... Ah, fa l'attacco sterminatore. Che schifo. E questa deve essere la palla. Ah, sì, fa la palla. L'abbiamo finito, signori. Abbiamo anche un bel po' di vita in più. Grado Z, e vai. Beh, diciamo che è stato corto. Super Buu era disponibile. Beh, almeno abbiamo finito. Cioè, adesso Super Buu adesso è anche buono. Boh. Non ne ho idea. Sì, vabbè, è un po' diverso, sì. Perché l'ho premuto presto? Vabbè. Vi chiedo scusa se vi ho fatto saltare quella parte. Però, signori, dovete avere un po' di comprensione. Va bene. Dai, dai. Sì. Cioè, quanto ho capito io, rispetto al... al vero Buu, vabbè, già qua non c'era Babidi. Sì, ha fatto la cura dimagrante. Bravo. Ti caghi sotto adesso. Ti caghi in mano, Sì, una sfera del drago. Non ucciderlo. Lol. Era una spell drag, idiota. Quell'idiota di Mr. Satan. Scusate. Neanche lo so. Cioè, adesso si chiama Cooler Broly. Non ci credo. Ma cazzo fa a controllare Broly? Vabbè, sì, lui può. Lui può. I poteri telepatetici. Lo so che si dice telepatici, Non fate i presuntuosi. Ok, sconfiggi Super Buu. Missione difficoltà 3. Perfetto, andiamo a sconfiggere Super Buu. Andiamo a sconfiggerlo. Allora, vediamo un pochino. Ecco, Goku, Goku. Nasconditi, Dende. Come avevo promesso, signori, io non dimentico. Ho detto nella precedente parte che in questa parte avrei cambiato personaggio. Quindi, come io sono una persona corretta, adesso lo cambiamo. Ovviamente adesso non so chi cambiare. Ovviamente vedrò quelli che, quello che mi sembra più adatto a me. Ovviamente, signori. Lo cambierò e lascio sempre Vegeta, nel senso come nella squadra. Perché almeno è più forte di Trunks, perlomeno. Grazie al cazzo, gli ho messo 300 miliardi di potenziamenti. Vorrei vedere. Allora, Trunks non è disponibile. Gohan fino a che livello la Super Saiyan non mi piace. Qua non mi piace. Cioè, alla fine dei conti posso spendere solo questi. Allora, tanto vale che... No, scusate. Cambio Trunks. Un attimo. Metto qui Trunks del futuro. Tanto vale mettere Trunks. Anche se la mossa suprema di Vegeta è la più figa. No, vabbè, dai, metto Goku. No, anzi, metto Gohan. Va, metto Gohan. Gohan Super Saiyan 2. Mi ispira di più. Scusate, sto perdendo tempo, guys. Adesso andiamo a sbloccare gli oggetti. Gli slot, ovviamente. Gli slot. Dai, scendi più veloce, cazzo. Dai. Sblocca slot. Ecco, un altro. Adesso devo sbloccare altri 3. Quindi 5 per 3 fa 15.000. Quindi... 15.000 in meno. No, perché cacchio ho sbagliato. Via. Via. Perché prima mi era tornato normale? Boh, non lo so. Vale a capire. Potenziamenti normali. Prendo la salute, che fino ad ora ce l'ho a 6. Perfetto. Non ne ho più, lol. Non ne ho più. Non ho più money. I don't have money. Tolgo tutto, tolgo tutto, tolgo. Allora, vediamo potenziamento turbo che ho. Allora, questo più 5. Vediamo potenziamento supremo.
tanto vale mettere questo più 5, signori. Se alla fine conti dà lo stesso potere, e tanto vale darle quello. Giusto, guys? Mettiamo la bella potenziamento alla vita. E ancora c'ho il più 4. Metto il più 4. Metto quelli dell'aura. Via. E uno della difesa, va? Perfetto, Gohan mi sta bene così. Per ora può andare bene. Può andare bene. Va bene. Sì, sto diventando un po' scemo, guys. Ma giusto un po'. Ecco, Super Buu. Eccolo qui. Sta ridendo. Che cazzo deve fare Trunks? Deve morire? Non lo so. Deve annoiarsi? Non lo so, dimmelo tu. Ma fai quello che cazzo vuoi, Majin Buu. Sconfiggi Super Buu. Qual è la condizione secondaria? Perché so che c'è sempre una condizione secondaria. Adesso devo sfidare pure Goku, senza che lui l'abbia neanche sfiorato, il mio alleato. Quindi adesso dovrò pure combattere al suo posto. Guardate un po', per la fretta di andare. Dai. Here I go. This doesn't look good. But I'm still excited. Come dici tu, Goku? Guarda la salute. Così alla penultima barra. Son Goku, ti ho anche ritrasformato. Vai, caricati. Kamehame. Ah! E vai. Almeno ragazzi, finiamo prima. Sei un genio, Goku. Però stavolta ti assisto questo. Via. Mi spiace Goku. No Goku, non mi faccio colpire. Beh, adesso mi sono fatto colpire. Via Goku, dai, abbiamo finito. Vediamo che bel grado, dai. Un bel grado, almeno otteniamo un po' i money. Così almeno acquistiamo altri potenziamenti. Nella prossima parte cambierò personaggio nuovamente. Ovviamente dovrò vedere sempre se sarà disponibile un altro personaggio, perché vorrei cambiare un po', vorrei variare. Next time, I won't lose. Come dici tu, Goku? Però io nel frattempo vado a sfidare Super Buu. Dato che Super Buu ha 3 fagioli. Quindi devo fare 4 battaglie, Goku. Quindi Goku, non posso perdere tempo con te. Giusto, guys? Guys! Da quando apprendo una parola io proprio la ripeto all'infinito. Ovviamente non ci sono doppiaggi qui. Perché in certi sì, in certi no, gli cadeva la mascella a fare il doppiaggio. Non lo fa quel teletrasporto quell'altro dall'altro lato. Cioè gli appare solo l'espresso senza colpirlo. Lo faceva in Burst Limit. Boh. Si affrontano Gohan Super Saiyan 2. No, Non ti piace affrontare. Ciao Buu. Perché non ha fatto il tentennamento? Oh, ciao Buu. Ecco una cosa che qua non fa in Shimurokai 2, è che quando tipo la mossa suprema veniva fatta, no, e lo spazzava. No, rifaccio. Non è possibile continuare a fare il teletrasporto. Invece in Shimurokai 1 si poteva fare, Perché c'è sempre la proiezione? Maledetto. Adesso io cedo io. Non mi fai vedere tu? Sì che è una... Questa sì che è una bella battaglia. È stata una bella battaglia. Mi sono divertito un casino a farla. Cioè, abbiamo perso un po' di tempo, però mi sono divertito. Cioè, è stata impegnativa. Non è un avversario che si è arreso molto facilmente. Anzi, non si è reso per niente. Ha continuato.
Quindi è buono. Boom. Signore, direi di ricaricarmi un po' la vita, perché onestamente ne ho perso un bel po'. Poi ovviamente vedo Gohan e Vegeta che è un po' in difficoltà, mi sembra. È arrivato detto in Super Buu. Quindi dovrò andare io a sfidarlo nuovamente, guys. Dai, Ebu. Here I go. I'm going to kill you. Come dici tu? No, no, no. Boh, 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 mi stai facendo incazzare. Boh. Boh, mi hai fatto incazzare. Lo vedi, mi fa incazzare. Dai, finiamola qui veloce, veloce. Ecco, visto, Bu? A posto. Così, perfetto. Pom pom pom. Questo. Ah, uno ottimo, più 6, ottimo, 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 veramente ottimo. Scusate se non ho parlato per qualche secondo, signori, ma sto... This doesn't look good. E Goku se n'è andato. Ma sto finendo una cosa al PC. Vegeta contro Vegeta, un bello scontro alla pari. I was holding back. Sicuro Vegeta. Però, signori, appunto, stavo finendo una cosa al computer per evitare... Sì, mi non me ne frega della città. Sto finendo una cosa al PC, almeno così. Mentre io lavoro, lui lavora allo stesso tempo. Non il PC e il mio, quello con cui sto registrando. Il PC di mio padre, perché appunto questo qui crasherebbe istantaneamente se provassi a mettere un'altra applicazione. Ok, let's get started. You'll pay. È un altro doppiaggio scritto male. Per chi si domandasse a cosa servissero quei potenziamenti della, quel potenziamento dell'aura. Adesso lo sa, mi ha fatto cominciare con un'attacca in più di aura. Visto? Almeno, signori, si inizia. Dai, io. Oh, gli ho spaccato la... Oh, la daggiata. Gli di nuovo spacco in piazza. Finito, signori. Un'altra volta finito. Ne dovrebbe essere rimasta una? Non mi ricordo, mi sa che sto sbagliando già. Tipo adesso ne saranno rimaste due. Da fare io ne avrò contata pure una male. Cioè, rendiamoci conto. Vediamo un po'. No, è rimasta una, è giusto. Ho detto giusto. Dov'è? Cacchio sei, Super Buu? Vieni qui. No, non vado a salvare la città onestamente, ragazzi. Perderei solo tempo e non mi focalizzerei sulla missione principale, che sarebbe appunto quella di fermare Super Buu. Giusto? Giusto. Quindi concentriamoci e eliminiamo Super Buu per l'ultima volta. Here I go. I'm going to kill you. Per una volta ci ha azzeccato. Boh, ti piacerebbe? Ciao. Non voglio continuare perché non si sa mai. Boh, imprevedibile. Non vorrei ritornare poi normale. Boh. Lo vedi? Poi mi incazzo, boh, ti... Boh, lo vedi? Ste ondate del cazzo che fai, le faccio anch'io. E mi lancia ste cose. Prendi questa adesso, mi hai fatto incazzare. Visto, boh? Cosa succede a far incazzare un Super Saiyan di secondo livello? Che mi dai un grado Z. Questo succede, boh. L'hai capita adesso, boh? Vediamo questa. Ok.
Pum pum pum. Wow, I won somehow. Perfetto, abbiamo vinto. Zona completata. Vediamo che grado. C, perché non abbiamo difeso le C. Perché missione 0? Boh. Nuovo potenziamento aggiunto al negozio. 3 nuovi oggetti disponibili al negozio. Cioè, non ho capito perché non mi ha dato un grado così basso. Cioè, potevo capirlo per la protezione delle città, ma per la missione pensavo di essere arrivato al massimo. Cioè, scusate, mi ha dato solamente da fare la difesa delle città. Non mi ha dato da fare missioni secondarie di Pucci di Super Boo in 40 secondi, in 30 secondi o con determinate mosse. Non mi ha dato nessuna missione di questo tipo. Per la parola della, neanche della spada Z, della Z-Sword. Cioè, è più figo, però non... Boh, non lo so, cioè, non potevi tradurlo? No, eh? Proprio siete diventati pigri. Vabbè, almeno sbloccheremo Gohan Supremo, mi sa, dopo questa parte. O lo potremo... dovremo... saremo costretti a utilizzarlo in questa parte. Però, vabbè, Vabbè signori, direi che per questa parte facciamo un video qui un pochino corta rispetto alle altre, spero vi sia piaciuta. Vi ricordo sempre di votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere mi piace alla pagina Facebook e di seguirmi su Twitter. E di andare su G2A se volete acquistare giochi, abbonamenti o dirci in sconto. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Shin Budokai 2, cercherò di farla un po' più lunga la parte. Ciao!